Namaste, sono Ace Brave, bentornati ad un altro episodio di Isaac Afterbirth Plus. Siamo con Apollyon che ci ha portato sfiga la volta scorsa, ma la sfiga vediamo di mandarla via anche oggi. Intanto io mi devo intorcolare ogni volta il controller con le cuffie, il microfono eccetera eccetera, ma più o meno siamo andati avanti. Oggi è il 21 marzo. Il video uscirà abbastanza dopo perché mi tocca fare questa cosa. Siamo a streak 1 per quanto riguarda le daily run. Dobbiamo arrivare a 5, vediamo se ce la facciamo e vediamo un po' che cosa ci capita. Per adesso è tutto abbastanza normale, tranquillo. Come al solito vi ricordo il chiacchiera Isaac, dove potete lasciarmi un commento. Potete anche lasciarlo qua sotto nei commenti, effettivamente, per chiedermi qualsiasi cosa di cui parlare. Cosa interessante, più o meno ce ne sono 16 di commenti del genere. Tutti che mi chiedete dove cacchio è finito Fab. Fab ha lasciato YouTube, mi dispiace dirlo, ma ha lasciato YouTube da un bel pezzo ormai, e l'unica notizia che ho ancora, e non ne ho avute altre di nuove purtroppo, so che sto bene, ha continuato a fare l'università, a dare esami, si è concentrato di più su quello e ha smesso di fare video fondamentalmente. Quindi questo è quanto, siete qui bloccati con il sottoscritto se volete vedere un po' di contenuti di Isaac, perché effettivamente non c'è tantissima gente che fa contenuti di Isaac in giro per il tubo. Ce ne sono ancora un po', ovviamente c'è l'Indie Bang che sta ancora continuando qua e là a postare video di run, ma se volete una run con uno che parla a vanvera per un'oretta circa ogni tot sera, questo è il canale adatto per voi. Spero insomma di potervi dare un pochino di intrattenimento, insomma, così come molti di voi hanno apprezzato Fab e sono arrivati grazie a lui a questo canale qua a conoscermi. Cosa facciamo di bello? Dobbiamo arrivare fino al cuore di mamma, quindi è un po' più semplice, si spera, a sto giro. Vediamo di trovare la stanza dorata, la prima stanza dorata, vediamo cosa riusciamo a trovare. Qua potrebbe esserci anche la stanza segreta, tra l'altro. Ma niente, mi avete chiesto di parlare di cosa? Di parlare di Lego, questo mi piace. Vediamo pure di andare avanti e parlare di Lego. Chi è che me lo chiede? Fatemelo controllare un secondo. Il ghetto, ciao! Ciao Ghetto, che ovviamente sei uno di quelli che commenta abbastanza spesso. E tra l'altro una cosa di questo canale, se siete relativamente nuovi, è che io leggo tutti i commenti e vi conosco e mi piace conoscervi, perché fate tutti quanti della bellissima famiglia Antani, di gente che frequenta il mio canale, per dirla molto più velocemente, di siete i miei fan, i miei iscritti e questo e quell'altro. Mi piace più definirvi semplicemente gente che passa di qua e guarda i video, e semplicemente io sono qua che parlo e sono uno di voi come voi siete uno di me. Però se voi foste uno di me, io peserei un po' di più di quello che peso adesso. Ma se mi metto a dieta poi state troppo stretti. Andiamo pure avanti e cerchiamo un po' di fare qualcosa. Avrei potuto anche quasi. Tu mi indichi che qua è la stanza? No, dov'è la stanza? Qua sopra. Ok, teniamoci il Yo listen, che non serve un cacchio in questo caso. Però va benissimo così. Volevo magari assorbirla con Apollyon, però con Void, però va bene lo stesso. Vediamo cosa riusciamo a fare. E pian piano comincerò. Ah, aiuto, che scioglio che mi sta venendo, perché oggi ho lavorato anche abbastanza. Vediamo che cosa riusciamo a combinare qua. Sì, c'è una roccia spirituale, la vedo, grazie. Yo listen. Anzi, probabilmente spero di poterla sfruttare, perché è un oggetto che in realtà non utilizzo tanto. Magari sto giro, visto che l'ho preso come primo oggetto, tra l'altro, riusciamo a utilizzarlo al meglio. C'ho un danno atroce, per quello ci metteremo 3 anni a sconfiggere solo Steven. Con molta calma. Ok, Steven è esploso e mi ha fatto malissimo. E vediamo il Little Steven qua, di tenerlo a distanza. Ops. Au. Con molta calma dovremmo farcela, eh. E dai. To. Ok. Questo lo assorbiamo in cambio di un po' più di velocità, e purtroppo non ho niente per far esplodere questo, quindi andiamo giù così come siamo e speriamo in meglio qualcosa più avanti. Vediamo poi di andare giù di qua. Abbiamo il patto col diavolo assicurato, però bisogna stare attenti a non prendere botte in questo momento. Il danno di fortuna direi che l'abbiamo preso abbastanza per il piano. Lì c'è un'altra rosa spirituale, ma ho bisogno delle bombe. Qui c'è la stanza segreta,
Grazie Yolisson. Effettivamente è un ottimo oggetto Yolisson. Maledetti. Il dodge della vita, come sempre. E vediamo pure di andare avanti. Bomba. Doppia bomba. Quindi sappiamo che qui e qui ci sono le due stanze segrete. Oddio. Da gas. Ok, questa ci proteggerà. Algiz, usiamola. Berkano, usiamola. Pertro, treniamola. Berkano, usiamola. Ok, e teniamoci questa. Altre bombe per noi, bene. Qui abbiamo la prima stanza segreta. Attenzione alle esplosioni cosmiche. Ci prendiamo queste, perfetto. E possiamo andare avanti un pochino più tranquilli. Questa la apriamo in cambio di altri due cuori spirituali, bene. Yolisson sta già andando da un'altra parte perché c'è un'altra roccia spirituale qua. Quindi effettivamente è molto buona il fatto che abbia Yolisson che mi dà la mia fatina. Ovviamente è una citazione di Zelda, se non lo sapevate, perché effettivamente è tratto da Zelda. Andiamo pure di qua. Uff. Ci prendiamo Undefined. Nah. Nah. Vada per Pupula Duplex. Dai. Questo lo prendiamo e non andiamo ad assorbirlo. Teniamoci Pupula Duplex. Andiamo a cercare il boss che probabilmente sarà qua in alto. Ovviamente lì mi dice che la stanza segreta è da quella parte, ma l'abbiamo già aperta. Noi andiamo pure su di qua con Pupula Duplex che ci fa sparare leggermente più largo, che è una cosa buona perché così possiamo beccare più nemici, i nemici più facilmente, più che altro. E perfetto, qua abbiamo anche una ricarica e andrei di qua verso il boss, perfetto. Qua c'è una... perché tu sei ferma lì? Ok, c'è qualcosa qua sotto anche. Adesso sono curioso di vedere cos'è sta cosa. A parte che abbiamo impatti col diavolo e... anzi, direi forse se riusciamo a recuperare una bomba adesso, bene. Se no andiamo ad affrontare prima il boss. Ho un sacco di energia, grazie al fatto che mi sta trovando il mondo di roba. Quindi intanto andiamo contro il boss. Poi torniamo e vediamo di fare il resto. Perché questa cosa qua potrebbe essere interessante. Non è che mi mostra anche dove sono i negozi segreti, i crawl space, diciamo. Potrebbe essere molto interessante sapere questa cosa. Vediamo di intanto giocarci il patto col diavolo. Tu ti uccidi da solo? Più o meno. Okay, quasi. Dai. Forza. No, tieni la bomba, te l'ho spinta addosso. Ok, allora questo ce lo prendiamo e qua dentro c'è un oggetto di Gappi che direi che prendiamo. Gappi Scholar, perfetto. E torniamo indietro allora a cercare una bomba. Bomba, bomba, boomerang. Vediamo se riusciamo a trovare la bomba boomerang. Ringaranga, boomeranga, bomba, boomeranga, come diceva una canzone un po' di tempo fa. Però non possiamo fare un cacchio di niente, a meno che non vada nella stanza qua sotto. Si può entrare? No. Qui ci siamo già stati, quindi niente. Nulla, 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 nulla. A meno che non vada no, niente, vabbè, andiamo al prossimo piano. Magari troviamo, stiamo attenti se la nostra Yolisson riesce a fare qualcosa di bello. Vediamo pure di andare qua sopra. Apriamo questo. Qua dentro c'è Extension Cord che è Charge Friends. Quindi come vedete adesso tra me e Yolisson ogni tanto viene fuori una cosa che fa danno a chi ci passa in mezzo. Soprattutto se abbiamo tanti famigli funziona. Cioè Charge Familiar, insomma la Extension Cord la prolunga fondamentalmente. Vediamo cosa riusciamo a fare contro di loro. Siamo abbastanza tranquilli. Ok, vediamo intanto che andiamo avanti. Vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Andiamo di qua, andiamo di qua, andiamo di qua. Perfetto, abbiamo finito la stanza. Di là c'è quella. Io andrei prima di qua. Visto che abbiamo un terzo di Gappi. Beh, Black Rune, usiamola. Mi sono ciucciato un...
un void, un scusate, un una roba, ma ben lo stesso. Permesso, ok. Andiamo su di qua? No. Ah, un tears up, bene. Bene, 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 che abbiamo un tears up, noi stiamo qua. Un po' rischioso. Anzi, mettiamoci proprio di qua, visto che abbiamo cupola duplex. E vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare. Parliamo di Lego, visto che me l'avete detto. Allora, ve l'avevo detto prima, ma... assorbiamolo. Avrei dovuto prima prenderlo e poi assorbirlo. Perché così avevo il bonus del doppio colpo. Va bene. Va bene lo stesso. Almeno possiamo sfruttare Void per fare un oggetto attivo. Parliamo di Lego, stavo dicendo. Allora, i Lego. Io sono un appassionato di Lego, sicuramente. Ne ho avuti a bizzeffe. E mi avete chiesto di parlare nello specifico dei Bionicle. Io non li ho mai avuti in realtà. È una serie abbastanza particolare. Io in realtà ho avuto, credo, i Prima che uscissero i Bionicle c'era una serie di 6, se non sbaglio, personaggi che erano delle moto che si trasformavano in robot. Sì, precursori in certo senso dei Bionicle, non hanno avuto per niente successo, ma io mi ricordo di averne avuto uno ed era quello giallo. Molto figo, dal mio punto di vista. Poi effettivamente era... Comunque, un giocattolo, i Bionicle hanno una lore e hanno una storia enorme, a quanto pare, cioè è diventata gigantesca. C'è anche, tra l'altro, abbastanza recentemente, ho visto una serie fatta da un ragazzo che proprio fa tutta la storia di Bionicle e parla appunto delle uscite, di come sono uscite, del successo che hanno avuto, eccetera, eccetera, e appunto. Perché ero curioso di sapere se quello che avevo io quando ero piccolino era effettivamente un Bionicle o no. Mi ricordavo di no, e poi appunto ho avuto la conferma. È un precursore, non mi ricordo neanche come si chiamassero in realtà, in questo momento, non mi sfugge, però effettivamente c'entravano, diciamo che erano personaggi che avevano, come si dice, ognuno legato magari a un elemento, erano abbastanza... con pezzi simili da un certo punto di vista, nel senso che erano molto personaggi con pezzi molto grandi. Infatti, rispetto ai Lego classici, l'ho trovata una cosa in generale abbastanza negativa, perché a me piace di più costruire una roba generale. Invece lì era pochissimi pezzi che si assemblano ed era più un Transformer che un Lego vero e proprio, anche se c'è una nicchia di persone che creano dei veri e propri Transformer con i Lego, sono veramente fantastici. Ce n'è uno che vi segnalo che si chiama Rollout, Rolloutx, Rollout X, appunto, il canale, che fa dei Transformers che sono fantastici, ha un senso dell'estetica bellissimo e soprattutto ha tantissima inventiva perché riesce a fare veramente di tutto e di più. Ha fatto ovviamente Transformers originali, ma soprattutto Transformers... Della serie originale, ma anche Transformers completamente inventati, completamente originali. Molto, molto creativa come persona. E facciamo uno shout out a lui che ci sta. Ok, prendiamo Book of Relation, usiamolo con le chiavi. Direi di prendere anche a sto punto. Ci prendiamo anche Book of Sin e usiamolo. E ok, e se riusciamo a prendere ancora uno. E di questi con una chiave, bene, se possiamo assorbire il mondo di roba lì dentro. Quindi facciamo un giro di qua. Qui dentro non c'è niente interessante, quindi andiamocene via. Stavo cercando di trovare una chiave. Ho bisogno di una chiave e poi riesco a utilizzare ad avere Bookworm e ad assorbire tutto quanto la roba che c'è lì, che è il mio obiettivo in questo momento. Devo dirlo ad alta voce perché sennò non mi ricordo esattamente cosa volevo fare, perché a volte le penso ma non riesco ad esprimerle. E quindi appunto come Lego, a parte che appunto li ho riscoperti grazie anche al fatto che c'è Aurora nella mia vita, a cui piacciono tantissimo, insomma, quindi mi fa molto piacere. Lei è più focalizzata su... in realtà in generale aveva iniziato con i Duplo fondamentalmente e poi adesso si è spostata verso dei Lego specifici e ci sono tantissimi Lego di tantissime robe diverse, ho visto, tipo Lego Friends e tante altre serie in realtà ci sono...
veramente delle cose molto molto interessanti e a differenza di quel che pensavo una volta, nel senso che pensavo fossero robe semplificate, in realtà sono anche abbastanza difficili da costruire e lasciano molto spazio all'inventiva, cioè il fatto che ci sono le istruzioni, sì. Cosa usiamo? Usiamo Book of Secrets? Ok, così sono Bookworm, usiamo Book of Secrets e assorbiamo tutto. Quindi adesso, vabbè. Quindi contemporaneamente volo volo e faccio tante altre roba tutta bella insieme. Oltre al fatto che vedo, dovunque, quindi ho preso 5 oggetti in uno in sostanza in questa maniera. Quindi molto molto bene, quindi possiamo volare, utilizzare le robe speciali e fare tante altre roba interessante. Il fatto che spari a 5 di velocità è molto buono come cosa. E appunto dicevo, la cosa che a me piace tantissimo dei Lego è la possibilità di inventare cose completamente da zero. Ed è una cosa che negli anni secondo me si è persa abbastanza. Nel senso che con le istruzioni effettivamente si è persa un po' la cosa. Cioè si costruisce quella cosa lì con quei pezzi, ma poi non si va avanti. È un po' una pecca che hanno i Lego in generale, secondo me, perché appunto c'è un pezzo che sa che fa quella cosa lì e lo usi in quella situazione lì, per dire, che ne so, c'è un pezzo che sembra un bastoncino e viene usato per fare il reggi microfono della principessa bla bla bla. E non c'è nessun altro utilizzo. In realtà c'è un tantissimo utilizzo. Un bastoncino può essere qualunque cosa. In realtà ci puoi fare un gelato, ci puoi fare un qualsiasi cosa ti venga in mente che abbia quella forma, ma magari non cose sconce a sto punto. Però la cosa appunto interessante è che uno può inventarsi tutto quello che vuole, ma le istruzioni sono molto limitanti da quel punto di vista, perché appunto uno le segue, fa la cosa e dice oh, finalmente ho finito quella cosa, e poi se la dovessi rompere, diciamo, in realtà non esiste rompere, in realtà smonti i pezzi e crei qualcos'altro, e poi le istruzioni sono un modo per ritornare a quella forma. Ci prendiamo Little Gish, in realtà avrei voluto assorbirlo, ma a quanto pare non se... questa è la puntata in cui dico cose e non le faccio. E quindi andiamo pure avanti. Tra l'altro ho anche la possibilità di entrare qua dentro. Questa volta lo dico e lo faccio. Vediamo che cosa ci aspetta qua dentro. Gappi, niente. Abbiamo un retrovision per la vostra cosa, per la vostra gioia, un infested. Vediamo pure di andare avanti contro il boss che è Pestilence. A sto punto direi che, visto che non sei il primo, Cube of Meat magari lo possiamo assorbire. Allora, intanto andiamo di qua. Ok, non funziona. Pensavo funzionasse, ma così ho avuto una conferma che effettivamente non funziona con i patti col diavolo, Void. Devo prima prenderli, trasformarli in piedistalli e poi prenderli, assorbirli con Void. Ma in questo caso Judas Shadow ovviamente non ha il piedistallo. Ma se fosse stato qualcosa con il piedistallo, tipo la testa di Krampus, avrei potuto assorbirla. Anche se la testa di Krampus non è una cosa che posso beccare in quella maniera lì, ma va benissimo così. Questo è Scorpio. Ho bisogno di Scorpio? Ho bisogno di Scorpio o lo assorbiamo? Che dite? Mi sa che lo prendiamo. Prendiamo pure Scorpio, che così abbiamo le Poison Tears e le nostre lacrime sono anche velenose adesso. Vediamo poi che cosa fare. Appunto, molto spesso capita appunto che in realtà vicino dalle mie parti c'è un in realtà ce ne sono tante in giro per l'Italia, tantissime di convention Lego, di incontri dove la gente mostra le proprie creazioni eccetera eccetera, e ogni tanto mi piace andare a cercarmi dei pezzi speciali per fare, per inventarmi qualcosa di un po' diverso dal solito. Ovviamente ci vuole tempo eccetera eccetera, però è sempre bello poter fare queste cose. Devo dire che Lego ha avuto, tra l'altro, stavo pensando che ho visto anche un documentario sulla Lego. Tra l'altro io mi occupo in questo periodo qua di stampaggio plastica, quindi in realtà è molto affascinante anche vederlo dal punto di vista professionale, di come vengono stampati i pezzi, della precisione che hanno, dei materiali e tutto quello che ne consegue, perché effettivamente sono una bella ispirazione per il lavoro che faccio, visto che progetto e industrializzo insomma questo tipo di processi in un certo senso. HP up, tears up, no, assorbiamolo. Ok,
cambio di niente di trascendentale, quindi andiamocelo pure giù. Tra l'altro adesso avendo Gish facciamo anche un giro. E insomma, vedendo un documentario che parlava proprio della Lego. Altra roba. Ma sì, prendiamo un altro Anarchist Cookbook. E abbiamo un libro di Belalial lì, che probabilmente riesco anche ad assorbire. Quindi prendiamolo. Vabbè, non serve neanche prenderlo in realtà. Prendiamolo e poi adesso appena abbiamo una ricarica della nostra cosa andiamo pure ad assorbirlo anche. Così abbiamo il doppio Anarchist Cookbook. Sono curioso di vedere se funziona doppio, tra l'altro. Qua attacchiamo così. E qua attacchiamo tranquilli. E appunto, vedendo questi posti, insomma, queste fiere, ok, della Lego. Ogni tanto non mi vengono le parole, scusate. Vedendo queste fiere della Lego, ogni tanto mi piace prendere dei pezzettini particolari. Vedo che c'è un seguito anche per la Bionicle, visto che mi è stato chiesto di parlare proprio di quello. Non è così elevato, soprattutto perché c'è un revamp, soprattutto di Lego City, che mi venga in mente. E appunto si parla molto di gente che fa collezioni di modelli enormi con un sacco di roba tutte insieme. Andiamo pure a cicciarci qua dentro. Niente ricarica? Niente ricarica, però un sacco di chiavi. Qui dovrebbe esserci il boss. Siamo abbastanza lenti, però l'importante qua è finire la run. Voglio concentrarmi più sul finire la run che fare le robe fuori di testa. Quindi cerchiamo magari di concentrarci proprio su questo. Qua siamo stati... mi ha teletrasportato in una stanza dove non doveva andare. Avete visto? Mi ha teletrasportato da una parte diversa, cioè una stanza è cambiata fondamentalmente. Allora, visto che abbiamo questo, possiamo tornare indietro. Tu mi hai teletrasportato di qua. E adesso entro anche nella stanza dorata. Lockdown. Vorrei andare decisamente qua dentro. Sì, no. Ok, abbiamo più attacco e a sto punto l'ho assorbito, quindi non posso più fare quella cosa che volevo fare prima, cioè assorbire Book of Belalial. E quindi cerchiamo di andare contro il boss che è in fondo di là. Abbiamo la seconda stanza segreta da questa parte. Che cosa mi ricordo? Io mi ricordo un regalo di Natale, due regali di Natale in realtà. Ho ricevuto una delle navi pirata. Non era la nave pirata, ma era la nave dei bucanieri, dei buoni, diciamo. Mentre il mio compagno di banco delle elementari aveva la nave di pirata, e quindi combattevamo uno contro l'altro con queste navi bellissime. Ovviamente adesso sono stra diverse, hanno fatto decine e decine di edizioni delle navi pirata. E quindi appunto molto molto interessante vedere com'è così. E poi tra l'altro una serie di spaziali, di astronavi spaziali molto molto interessanti. Devo dire che una cosa che manca secondo me ancora è una... ci sono tante cose serie, diciamo, per grandi, di serie della Lego, tipo Lego Architecture, che sono delle cose molto molto belle. Avendo studiato appunto architettura, in realtà non ho studiato architettura, ho studiato ingegneria, ma più o meno, se avete presente, sono quasi uguali, se non per il fatto che una è un'ingegneria e una no. Ci prendiamo questo, andiamo pure qua dentro. Qua dentro c'è qualcosa di interessante? Prendiamo tutto, ma sì, anche Duality. Ok, direi che possiamo andare pure giù tranquilli e vediamo che cosa riusciamo a trovare. Appunto, dicevo di Lego Architecture, è molto bello, molto interessante come cosa, però secondo me ci manca qualcosa di più... ci sono tante cose su licenza, ovviamente, c'è Batman e Star Wars e questo e quell'altro, che è quello che ha fatto fare i soldi fondamentalmente la Lego, le partnership con Marvel, DC e il che gli ha permesso anche di fare appunto il film che è uscito il secondo. Io mi ricordo di averlo visto tra l'altro sull'aereo per andare in Australia, l'ho visto in lingua originale, è fantastico come film il primo. E il secondo non me lo ricordo, non l'ho visto, non so se ci sia un film specifico di Batman o qualcosa del genere, di Batman, il personaggio Batman, ma del Batman di Lego Movie, che è un Batman un po' diverso, cioè c'ha un comportamento, è un po' più stronzetto come persona. Bella questo combattimento così.
Quindi c'è due fasi e adesso ci sarà la terza fase. Appena riusciamo a buttarlo fuori, che la terza fase è uno di questi, abbastanza semplificato come boss. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo perso un po' di energia, ma siamo già arrivati contro il boss. Quindi assorbiamo pure anche questo. Abbiamo un po' di attacco in più. Andiamo ad affrontarlo. Siamo a 22 minuti. Affrontiamo pure i Thieves e siamo a posto. Dicevo, manca una roba un pochino più adulta. Che ne so, potrebbe essere un qualcosa ispirato a videogiochi più moderni, più seri, più boh, non so esattamente, però che ne so, Lego Doom, fighissimo, non so se esista, ma potrebbe essere molto interessante. Oppure Lego Isaac, chissà, potrebbe anche essere, qualcuno l'ha fatto Isaac, mi ricordo, in versione Lego, ma molto molto interessante, sono delle licenze molto interessanti. Andiamo pure a concludere la run e abbiamo la seconda vittoria delle cose. Item penalty sono meno 93, addirittura è pochissimo l'item penalty così, perché ho assorbito un casino di roba e ho preso poca roba. 196esimo come tempo, neanche male come cosa. Ho preso poco danno, in realtà ho fatto un buon punteggio, mi sembra. Quindi 1084esimo, in realtà c'è gente, vediamo un attimo, c'è gente che ha fatto 59.000 punti. Come cavolo fate a fare sempre ste robe, che rompete il gioco ogni volta. Ma ci vediamo al prossimo episodio. Io sono Easy Brave, come al solito vi ringrazio della visione. Namaste. Peace.